2020, un anno estetico, sin dalla sua forma, due numeri uguali, due parole uguali, molto slang nella sua dizione, 2020, capita di rado una cosa così. Ebbene, quest'anno ha pensato proprio di lasciare il segno e direi che ci è riuscito alla grande. Però non voglio aggiungermi al coro di quelli che si lamentano del 2020, perché secondo me il 2020 è un anno che a me ha insegnato tantissimo. È stato un anno in cui voglio prendere la parte positiva, e ce n'è veramente tanta. La sua dirompenza ci sta dicendo che non possiamo essere le persone di prima. Perderemo una grande occasione e non lasceremo un segno positivo del nostro passaggio. In questa breve pillola mi piacerebbe davvero prendermi anch'io la mia responsabilità, assumermi la mia responsabilità come uomo di comunicazione, che amo a dismisura e me ne sto rendendo conto giorno dopo giorno, per cui voglio davvero che questa parola, comunicazione, sia un qualcosa di che mi aiuta a prendere una posizione diversa, più matura, più responsabile rispetto a chi sono io in questo mondo, perché credo che i fatti di questi ultimi giorni ci stiano dicendo che così non possiamo più andare avanti come prima. Perderemo una grande occasione. Io non voglio perdere questa grande occasione, per cui mi voglio assumere tutta la mia responsabilità e cercare di fare tutto il meglio che posso per condividere una buona comunicazione, perché la buona comunicazione ha dimostrato, lo ha dimostrato nella mia impresa e lo ha dimostrato anche, grazie al cielo, a alcuni dei clienti che seguo, che la comunicazione, quando è buona, è un vettore concreto che può portare tutti ad essere delle persone migliori, delle aziende migliori, dei marchi migliori. Per cui la prima cosa è l'assunzione di responsabilità, e me la voglio davvero prendere, lo ribadisco ancora. E poi l'altra parola potente che mi ha spinto anche a fare questo breve video è intraprendere. Una parola davvero positiva, dirompente anche questa, che stiamo usando tanto in agenzia. Intraprendere un percorso, intraprendere una sfida. È questo che porta l'uomo a fare qualcosa di meglio, a lasciare un segno positivo del suo passaggio. Per cui l'intraprendenza entrerà nel mio vocabolo quotidiano, e spero davvero di dimostrarmi e dimostrare che con l'intraprendenza si possono vincere le nuove sfide. Siamo di fronte a una nuova epoca, il 2020 ci ha dato davvero una spinta enorme, quasi una scoppola sul coppino, come una volta succedeva quando io ero giovane, perché è stato così, cioè ci ha proiettato in un mondo nuovo. Per cui attenzione a non fare l'errore di sentirsi spaesati. Bisogna assolutamente fare gruppo con persone proattive e positive che si assumano la propria responsabilità e siano intraprendenti. Ecco, io la voglio veramente chiudere qui, perché mi riascolterò, ma voglio chiarirmi e chiarire che è così che si dovrà fare nel 2021, si dovrà essere responsabili e si dovrà intraprendere. Questo è un augurio, a questo punto diventa un augurio che faccio a tutte le persone che guarderanno questo video e che potranno dire la loro in maniera molto libera e spero costruttiva. Grazie mille, ciao a tutti.